Sarà Alessandra Genco, classe 65 pescarese, fino a qualche mese fa la componente della segreteria regionale della CGIL, la nuova consigliera di parità della regione Abruzzo. Sua supplente, la teramana Monia Pecorale, classe 72, dipendente dell'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise. Genco e la Pecorale sono state nominate il 9 agosto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su designazione però della Regione Abruzzo. Genco sostituisce Letizia Marinelli che, anche su questa testata, aveva denunciato una vera e propria azione di mobbing nei suoi confronti e l'assenza di mezzi e strumenti per svolgere l'incarico, contestando anche la validità dell'avviso pubblico indetto a marzo. La priorità delle politiche di genere in Abruzzo, ha subito detto la Genco, riguarderà il mondo del lavoro. Quindi vedremo qual è la situazione in modo da poter agire con gli strumenti che sono messi a disposizione dalla Regione, dall'Europa e dalla pari opportunità nazionale per verificare quindi una situazione e costruire un progetto di azioni che sono le famose azioni positive per far sì che tutte le discriminazioni nei luoghi di lavoro vengano meno, ma questo riguarda anche la violenza sulle donne che è un punto fondamentale. Nei luoghi di lavoro c'è violenza, in alcuni casi viene denunciato, in altri no, quindi è un ambito assolutamente ampio, quindi è la conoscenza quello che per il momento è la mia priorità. Marinella Sclocco, entrando nel merito, ha elencato dunque gli strumenti finanziari per dare concretezza a queste politiche di parità. Oltre alle normative che esistono già sulle pari opportunità, uno strumento finanziario è l'FSE. Con l'FSE abbiamo già previsto diverse misure a favore delle donne. Intanto, per esempio, c'è il microcredito. Con il microcredito negli ultimi due anni abbiamo voluto usare questo strumento cercando di aiutare le donne escluse dal mondo del lavoro con un'età adulta, che sono le più complicate da reinserire e che sono quelle che hanno più probabilmente una famiglia sulle spalle.